qui siamo all'altezza del villaggio del Golfo e sto andando verso Nocera Marina, Nocera Trinese. Alla mia destra c'è tutto allagato. Ecco qua. Praticamente il mare è arrivato sotto la strada. Tutti i campi di cipolle sono allagati e io presumo che ci sia il pericolo che la mareggiata possa avanzare ancora oltre. Tutto allagato. Almeno qua a destra. Praticamente il Soglia Village è tutto allagato. Dalla parte di sotto. Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Nocera Marina e praticamente si è allagato tutto per una mareggiata. E infatti il mare è entrato praticamente nella parte della strada, sia subito dopo la battigia che dalla parte invece sotto qua. Dove c'è la Conad, ecco qua, vedete? Tutto allagato. Tu abbassi.
TV Riccardo Cristiano la situazione è abbastanza critica, perché tutta la parte di sotto di Nocera, la parte diciamo lato interna, lato case, non lato mare, è allagata, totalmente allagata. Infatti ci sono molte macchine che sono in mezzo ai flutti dell'acqua, che però viene dal mare per l'appunto, e invece se ci spostiamo nella parte del mare, diciamo lato mare, voi vedete questa scena. Per intenderci, lato camping Camerice, lato Maris, ecco, tutta quella parte là è allagata, come vedete. È tutto allagato praticamente, vedete qua? Tutto allagato. Ragazzi, è tutto allagato praticamente. Qua siamo a Nocera Terinese Marina, verso Campora. E tutto il sottopassaggio di Nocera Terinese è allagata. Ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri che stanno presidiando. Praticamente ci deve essere stata una mareggiata, e la mareggiata ha fatto in modo che tutti i campi coltivati si allagassero, oltre che la parte di sotto. Tutto allagato. Vediamo com'è la situazione un po' più avanti, lì nella zona del villaggio del Golfo che ora stiamo passando, o nella zona di Campora, vicino alla Principessa. Anche lì c'è il porticciolo che spesso si insabbia. Vediamo un attimo. Però no, qua sembra normale la situazione. Anche qui nella zona di Campora, nei pressi del Lido delle Siroene, come vedete alla mia sinistra, il mare è arrivato quasi fin sotto la strada. C'è una bella mareggiata. I massi che erano stati messi a delimitare quest'estate come frangi i flutti delle onde sono praticamente sommersi. E il mare è totalmente agitato. Infatti davanti ci sta, penso, alla protezione civile o comunque dei mezzi di emergenza. Qui praticamente c'è un restringimento, come spesso accade durante l'inverno, perché la strada viene erosa dal mare. Qui la situazione è sempre la stessa ogni anno. Se infatti guardate a sinistra, ci sono le onde del mare che tentano di portare via la strada. Ecco qua, questa è la situazione. Liberi.tv, non so se state notando praticamente qui che il mare è veramente agitato. Siamo all'altezza della Principessa.